Il nuovo anno inizia nel segno della Santa Madre di Dio, nel seno della Madre. Lo sguardo materno è la via per rinascere e crescere. Le madri, le donne, guardano il mondo non per sfruttarlo, ma perché abbia vita. Guardando con il cuore, riescono a tenere insieme i sogni della concretezza, evitando le derive del pragmatismo asettico e dell'astrattezza. E mentre le madri donano la vita e le donne custodiscono il mondo, diamoci da fare tutti per promuovere le madri e proteggere le donne. Quanta violenza c'è nei confronti delle donne. Basta. Ferire una donna è oltraggiare Dio, che da una donna ha preso l'umanità. Viviamo ancora tempi incerti e difficili a causa della pandemia. Tanti sono intimoriti dal futuro e appesantiti della situazione sociale, dai problemi personali, dai pericoli che provengono dalla crisi ecologica, da ingiustizie e da squilibri economici planetari. Guardando Maria con in braccio il suo figlio, penso alle giovani madri e ai loro bambini in fuga da guerre e carestie o in attesa nei campi per rifugiati.